Per prima cosa mi dedico alle cipolle, le sbuccio, elimino le foglie esterne. Poi divido a metà ed affetto in modo non troppo sottile. Passo le fettine di pollo bene bene nella farina, scuoto l'eccesso. In una padella antiaderente verso un giro di rilievo aggiungo le cipolle. Insaporisco con sale e pepe quanto basta, lascio imbiondire a fuoco dolce. Rimuovo dal fuoco e metto al calduccio. Nella stessa padella verso un giro di rilievo sistemo le fette di petto di pollo. Lascio rosolare rigirandoli dal lato opposto. Verso un bicchiere di vino bianco, quindi lascio evaporare l'alcol e poi aggiungo le cipolle. Verso un bicchiere di acqua calda, chiudo con il coperchio e proseguo la cottura per 10 minuti a fuoco dolce. Quando la carne risulterà ben cotta, il petto di pollo con le cipolle in padella saranno pronte per essere servite. Ed ecco a voi, miei carissimi amici, il pollo con le cipolle cotte in padella. È una preparazione semplicissima che richiede pochissimi ingredienti. Il pollo risulterà morbido e succoso e le cipolle daranno un sapore delizioso. Il pollo preparato in questo modo sarà apprezzato anche da chi non ama particolarmente le cipolle.